Salve, sono Lorenzo e sono laureato in chimica e tecnologie farmaceutiche e attualmente sono uno studente di dottorato. Ora, sin dal momento dell'iscrizione avevo questa vaga idea di finire in industria farmaceutica, ma poi in realtà andando avanti con il corso, scoprendo le materie, conoscendole, mi sono follemente innamorato della chimica organica e della chimica medicinale, in particolar modo della chimica di sintesi. Ovvio che poi per intraprendere la scelta di applicare per un dottorato è stato indispensabile per me il confronto, al di là della motivazione, al di là della curiosità. Un confronto che si è svolto tra me e i più grandi, quindi i dottorandi, i colleghi ovviamente e i docenti. Poi ritengo che sia stato indispensabile, essenziale per la mia crescita e per la mia decisione, svolgere un Erasmus Traineeship durante il mio ultimo anno di università. In quel momento ho deciso di mettere in discussione tutto, andando a svolgere un'attività in un campo di applicazione completamente diverso. Nella fattispecie, si trattava di lavorare con cristalli di proteine, fare diffrazioni dei raggi X. In realtà da quell'esperienza sono poi tornato sui miei passi, confermando le mie passioni e ad oggi svolgo un lavoro di sintesi di piccole molecole, in particolar modo di steroidi. Quindi se posso darvi un consiglio, al di là di essere sempre curiosi e motivati, vi esorterei a scegliere volontariamente di andare, al di fuori della vostra zona di comfort. Sarà un'esperienza sicuramente formativa.